appuntamento importante, insomma, si rinnova una piazza storica della città. È emozionante, io sono sinceramente commosso, emozionato, perché 2 anni fa, quando eravamo qui a presentare il Festival Letteratura, ero a fianco di Luca Nicolini e il mio sguardo andava su questa piazza che era tutta sgarrupata, piena di auto, e dissi in quell'occasione: dobbiamo togliere le auto e rifare questa piazza, e deve diventare una piazza. E a distanza di 2 anni, tante polemiche, ma non ci hanno fermato, e oggi il risultato è incredibile. Questa, io sono convinto, sarà una delle piazze più amate dai mantovani. Vedete già come i mantovani si sono impossessati naturalmente degli spazi, dallo spazio dove ci sono le panchine e gli alberi. Vedete i plateatici oggi ordinati, pieni di gente. Sicuramente aumenterà anche il fatturato dei ristoratori. Finalmente una piazza ad un unico livello, abbiamo tolto le barriere architettoniche, vedrete tra poco l'illuminazione che darà risalto alla facciata albertiana, il lavoro che è stato fatto sui reperti albertiani, le scritte in braille anche per riuscire a far conoscere ai non vedenti la storia della piazza, la storia della facciata di Don Battista Alberti. Insomma, oggi la città ha una piazza, è una piazza in più, è una piazza per i cittadini, non più per le auto. E pensare di ridare alla città una piazza nel 2020 mi riporta indietro a quando i sindaci Usvardi, i primi sindaci, tolsero le auto da Piazza Sordello, da Piazza Erbe tra gli anni 70-80. Ha questo valore questa iniziativa ed è davvero una piazza per la città e per i cittadini.